Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea, volgarmente detto Idoma, e benvenuti a questo nuovo video. Spero abbiate passato un buon Natale e che soprattutto stiate digerendo bene il cenone che vi siete mandati giù. Ora, se permettete, vorrei farvi gli auguri a modo mio. So che ormai Natale è passato, ma ci tenevo lo stesso a fare questo video perché si tratta del mio primo speciale di Natale, ovvero un vlog, in questo caso una recensione dedicata appunto al tema natalizio. Lo so, di solito un video di questo tipo va fatto uscire magari la vigilia di Natale o Natale stesso, magari un paio di giorni prima di Natale, sicuramente non dopo. Purtroppo ho avuto un po' di imprevisti, come avete visto qualche giorno fa ho fatto già uscire una recensione, era quella sulla serie dei Liti del Barlume. E poi, tra altri impegni, compresa la ricerca degli ultimi regali all'ultimo minuto, non sono riuscito proprio a girarlo questo speciale. Oggi che sto girando è Santo Stefano, è il 26. Spero di riuscirla a montare e a caricarla il prima possibile sul canale, ma ci tengo davvero tanto tanto a farla, perché visto che già avevo saltato lo speciale di Halloween di quest'anno perché ero stato poco bene in quei giorni, mi ero beccato un brutto raffreddore e non avevo potuto girare un video a tema Halloween. Non volevo saltare anche lo speciale di Natale, anche perché, come ho già detto, sarebbe stato il mio primo speciale di Natale e saltarlo avrebbe voluto significare rinviare ancora tutto di un anno. Quindi ho preferito. Preferisco caricare in ritardo di qualche giorno questo video piuttosto che aspettare ancora un anno. E non solo, siccome appunto questo è il mio primo speciale di Natale, volevo scegliere un film particolare per me, molto importante, e visto che avevo anche saltato lo speciale di Halloween, c'è solo un film che poteva mischiare entrambe queste festività, un film che ha fatto l'infanzia di molti di noi e che sicuramente è un classico intramontabile. Sto parlando di The Nightmare Before Christmas di Harry Selick. Esatto, Harry Selick. Molti ancora oggi sono convinti che il regista di questo film in realtà sia Tim Burton, perché solitamente è il suo il nome associato all'autorialità di questo film, e di fatto è così. Questo film è una creatura di Tim Burton, è nato da una sua idea. Lui l'aveva anche sviluppata in parte, anche se inizialmente non doveva essere un lungometraggio, però alla fine, siccome lui l'aveva proposto alla Disney, la Disney, conoscendo lo stile molto cupo, gotico e in parte anche inquietante di Tim Burton, ha preferito non affidare a lui il progetto. Vi basti infatti pensare che questo film non è stato neanche prodotto direttamente dalla Disney, o meglio, usando il marchio classico regolare, bensì è stato prodotto dalla Touchstone Pictures, che è un marchio succursale, se così si può dire, della Disney, che la Disney appunto utilizza per fare film che non riguardano il tema infantile. Nonostante io ritenga questo film a tema infantile, per via appunto delle atmosfere un po' gotiche, un po' dark, è stato preferito non metterlo sotto, diciamo, sotto l'elenco film per bambini. Comunque, vi basti pensare che un film come Taro nella pentola magica, quando uscì al cinema, fu aspramente criticato per essere appunto caratterizzato da atmosfere lugubri e appunto gotiche. A me personalmente come cartone è sempre piaciuto, infatti mi fa abbastanza incavolare questa cosa qui, ma appunto per non perderci, la Disney ha preferito utilizzare, diciamo, la casa di riserva, ma tant'è, e ha preferito affidare comunque il progetto a Selick per evitare che magari Tim Burton eccedesse con le sue atmosfere lugubri. Oddio, Selick comunque ha diretto poi un film come Coraline e la Porta Magica, che, se posso dire, per certi aspetti è anche più inquietante di alcuni film di Tim Burton, quindi non è che cambi più di tanto, ma probabilmente in questo progetto sicuramente avrà ridotto, diciamo, la dose di Go la dose gothic che poteva esserci presente in questa storia, venendo comunque fuori un capolavoro intramontabile. E soprattutto è riuscito a fare una cosa che non tutti sapevano fare, sarebbero stati capaci di fare, ovvero
rendere per bambini una storia di paura. L'autorialità di Tim Burton però non è messa in discussione, anzi, infatti, se voi doveste controllare il titolo originale del film, non sarebbe solo The Nightmare Before Christmas, ma sarebbe Tim Burton's The Nightmare Before Christmas. È una cosa tipica, diciamo, del cinema americano, quello a volte di inserire il nome dell'autore all'interno del film, specie in casi in cui il vero creatore della storia, la figura del creatore non equivale a quella del regista. In questo caso, appunto, il nome di Tim Burton è contenuto nel titolo, per questo appunto solitamente si associa il suo nome a questo film e non quello di Selig, poverino che purtroppo a volte viene messo in disparte, ci si dimentica di lui spesso, quindi ci tengo a dirlo che questo film parte comunque dall'autorialità, che comunque quella registica è sua, e di Selig, è merito di Selig. Diciamo che si divide un lavoro. Burton ha creato una storia che comunque ha contribuito anche alla creazione dei personaggi, alla loro scrittura, dato il via a un mondo fantastico, Selig l'ha messo in pratica. Dico subito in questa recensione, farò liberamente spoiler, presumo che l'abbiate visto un po' tutti, infatti come scelta capisco che possa risultare anche un po' scontata, ma come ho già detto, si tratta di un film che personalmente mi ha segnato non poco, ma immagino un po' tutti voi se l'avete visto, e soprattutto volevo appunto creare questo mix Natale-Halloween, siccome appunto lo speciale di Halloween quest'anno non sono riuscito a farlo, e The Nightmare Before Christmas è forse il film che più riesce in tutto questo. Questo infatti lo considero uno di quei pochi film d'animazione di paura per ragazzini, perché di fatto possono esserci anche situazioni inquietanti, gotiche, ma crea un legame perfetto con un pubblico infantile, e verrò sicuramente a spiegare questo, secondo me, qual è questo rapporto. Dico film d'animazione per ragazzini perché io cerco di sfatare questa idea del fatto che un film d'animazione, se è così, è deve essere per forza per bambini. Non è così, ma in questo caso, appunto, per questo ho voluto dire sia che per ragazzini che è di paura in qualche modo. Perché se ci pensate a un sacco, per esempio, di film d'animazione giapponesi, dove c'è una grande componente violenta, non ti verrebbe mai da pensare che quei film d'animazione siano per bambini. In questo caso, si può dire che è un film d'animazione da paura, di paura più che da paura, anche da paura, per la sua grandezza, anche per bambini. Per prima cosa voglio soffermarmi su una cosa che a me è sempre piaciuta da una volta che l'ho scoperta, sull'origine di questa storia, ovvero come è stata concepita l'idea di Nightmare Before Christmas. È uno di quei casi di modo di concepire un'idea che a me piace un sacco, ovvero Tim Burton, una giornata di novembre, era da poco passato Halloween e si andava verso dicembre, sta camminando per una strada della sua città, quando vede in un negozietto un commerciante che sta cambiando le varie decorazioni e i vari giocattoli in vendita che erano a tema Halloween, o Halloweeniano, non so se si possa dire, e li sta sostituendo con altri a tema natalizio. E allora lì gli viene una domanda: che cosa succede alle creature di Halloween dopo che è passata la loro festa? Lampo di genio, si crea un universo che ancora oggi, appunto, è intramontabile e che fa tuttora colpo. Da una semplice domanda venuta fuori da diciamo, un episodio di, uno potrebbe dire, banale quotidianità, è venuta fuori una storia indimenticabile. Questa è la cosiddetta serendipità. Se non sapete cosa sia, ve la spiego in poche parole. Allora, praticamente è quando tu fai una scoperta o arrivi a pensare nel mondo della creatività a un'idea senza che tu la stessi cercando, in maniera quasi completamente casuale. In questo caso, lui non stava pensando di scrivere una storia sulle creature di Halloween che cercano in qualche modo di appropriarsi del Natale. No, lui stava semplicemente camminando per strada, vede questa cosa e pum, parte il lampo di genio. Questa è la serendipità, quando non c'è la spontaneità di cercare una cosa, ma si fa una scoperta da un episodio
qualunque, anche, come posso dire, anche da una semplice sensazione. Tu sei in un posto, che ne so, quel posto ti trasmette una cosa e si crea una storia che a volte non c'entra niente, che magari con quel posto ha giusto un minimo di rapporto. Per dirvi un altro caso di serendipità è Harry Potter. Harry Potter, la Rowling l'ha concepito mentre stava a King's Cross. Personalmente io ho grande stima delle storie che nascono così, perché sarò io un po' poetico, in questo caso sognatore, ma penso che queste idee sono le migliori che possono esistere, diciamo, in un mondo iperuranio idee, perché è come se venissero concepite nella loro maniera, nella loro forma più primordiale e pura possibile. Ovvero è come se praticamente ti arrivasse proprio un colpo di fulmine nella testa, ti inserisse l'idea e pshu, tu entri in contatto con essa e la sviluppi. Non è che tu parti mettendo mattone dopo mattone e costruisci una storia, se è chiaro, non è per denigrare queste, però è una cosa, diciamo, mio pensiero personale. E qui, lì invece è il contrario, l'idea ce l'hai pura nella testa, ti è arrivata dal nulla e tu man mano la crei, e solitamente le storie che derivano da queste idee sono quasi, quasi solito vincenti, perché appunto secondo me hanno una certa purezza che difficilmente si riesce a creare. Chiusa questa piccola parentesi poetica, qual è una delle ragioni per cui Nightmare Before Christmas fa così presa nei cuori dei bambini, ma in realtà di tutte le persone di tutta l'età che diciamo in qualche modo rimangono legati a questo film? Perché lui ha preso sì dei temi horror, che poi ha adattato appunto per un pubblico che potesse essere anche di bambini, ma l'ha fatto in maniera intelligente. Che cos'è? In che modo lui cerca, diciamo, di spaventarci in questo film? Non lo fa a caso. Questo film si basa molto sulle paure infantili, se ci fate caso, e quelle sono le paure più primordiali che, diciamo, che caratterizzano il nostro essere: la paura del buio, la paura dell'ignoto, la paura del vuoto, la paura del mostro nascosto sotto il letto. Se vi ricordate, c'è anche un pezzo nella canzone iniziale, questo Halloween, che è fantastica, che è: io sono quello che sotto il letto langue, ho 1000 denti, occhi rossi più del sangue. Quanti di noi da bambini non controllavano sotto il letto per paura appunto che ci fosse un mostro? Ecco, secondo me un motivo per cui, secondo me, è un errore pensare che le storie di paura, questo film non sia adatto a un pubblico di bambini, perché tratta di temi paurosi, e per il fatto che in realtà, in principio, nella nostra civiltà, le storie di paura erano legate non al mondo degli adulti, bensì a quello dei bambini. Erano i bambini che si raccontavano le storie di paura, perché, un po' per traumatizzarli per puro sport, ma in parte era perché solitamente dovevano essere messi in guardia: stai attento che se non dormi arriva l'uomo nero. E di fatto, dal punto di vista proprio del nostro essere, sono appunto i bambini che sono più legati alle paure, perché non conoscono un sacco di cose del mondo. I bambini si spaventano anche per poco, per il buio, perché non sanno cosa nasconde le tenebre. Vedono appunto un mostro che magari può essere anche dolce, diciamo, ma loro vedono la faccia del mostro e si spaventano. E non solo, secondo me il rapporto infante-mostro in questo film è anche ricostruito grazie al fatto che i mostri in questo film hanno quella stessa ingenuità che caratterizza i bambini, appunto il fatto che i bambini non sanno la differenza tra bene e male. E questi mostri non fanno, diciamo, non spaventano la gente, da quello che si può capire, perché sono cattivi. Lo fanno perché è la loro natura, di fatto. Non hanno un vero scopo malvagio dietro. Sono ingenui come se fossero bambini. Anzi, non solo. Quando loro cercano di appropriarsi del Natale su iniziativa del protagonista Jack Skeleton, non lo fanno con l'idea di: ah, adesso noi gli rubiamo il Natale, un piano malvagio. No, lo fanno perché in quel momento la loro testa gli dice: il Natale è bello, prenditelo. Come farebbero un sacco di bambini quando vanno a prendere il giocattolo anche di un altro bambino. Ma questo film può andare benissimo sia per piccini che per grandi. Perché? Perché anche noi, una volta che cresciamo, comunque, se dovessimo rivedere certe nostre vecchie paure, ci scatterebbe dentro qualcosa. Quindi noi abbiamo un film che parla di questa città di Halloween in cui la sua figura principale
portante, diciamo, che Jack Skeletron, che diciamo che lo scheletro nell'immaginario, diciamo, delle paure ha un significato profondo, se ci fate caso è anche molto ricollegato alla figura della morte. Solitamente la morte è raffigurata così. Ecco che si sente ormai insoddisfatto della sua posizione. Halloween non lo soddisfa più, mettere paura non lo soddisfa più, e lui non è una figura qualunque, lui è il re delle zucche, diciamo, è il cavallo portante di questa tradizione, ma si sente un vuoto dentro sé, come dice appunto la canzone bellissima. Le musiche in questo film sono veramente fantastiche, come in un sacco di cartoni, ma sono anche molto indimenticabili, come è appunto Re del Blu, Re del Mai. Lui sente questo vuoto, un giorno per sbaglio si imbatte nel mondo, nella città, del Natale. E vede che è un mondo completamente diverso, non buio e lugubre e ostile come il suo, ma caldo, oddio caldo, c'è la neve, però caldo nel senso di affetto, pieno di luci, dove tutti sono felici, e lui si sente compatibile con questo mondo e cercherà quindi in qualche modo, di appropriarsi. Vuol fare lui il Natale, Far Natale, appunto. Solo che, qual è anche il messaggio del film? È che se hai un'insoddisfazione, devi cercare di colmare quel vuoto. Però devi stare anche attento che non per forza una cosa che ti piace ti si addice. Lui infatti cercherà di fare il suo Natale, ma di fatto per poco non rischierà di rovinarlo il Natale. Perché? Perché non è incompatibile con la sua natura. Quindi in un certo modo il messaggio non è: resta chi sei, nel senso, sei stato così, sei destinato ad essere così. Semplicemente valuta le tue qualità. Se le tue qualità, non corrispondono a certi principi, diciamo, devi saper valutare meglio ciò che hai in qualche modo. Infatti, lui il suo vuoto alla fine lo colmerà con l'amore per Sally, di fatto. Alla fine è così che lui trova la felicità una volta che si è risolta la storia. Dal punto di vista tecnico, questo film è diventato anche famosissimo grazie alla tecnica di animazione che ha messo in campo. Anzi, se non sbaglio, non vorrei dire una cavolata, ma è stato anche il primo ad utilizzarla per tutto il film. Perché questa tecnica è già stata utilizzata in passato, ma di solito la si utilizzava in quelle circostanze in cui oggi solitamente si userebbero gli effetti digitali. All'epoca non esistevano e si utilizzava questo stratagemma. Sto parlando della tecnica del passo a uno, meglio nota in inglese come stop motion. La stop motion prevede che i personaggi e le ambientazioni sono tutte concrete, cioè sono costruite. I personaggi di questo film sono dei pupazzi e tutti i vari i vari scenari sono costruiti proprio in maniera artigianale. Oggi verrebbe strano pensarlo, visto che esiste la computer grafica, e il movimento in questi film, l'impressione che ci sia un movimento, viene in qualche modo creata così. Praticamente i pupazzetti vengono mossi pezzo per pezzo, movimento per movimento, piano piano, e vengono fotografati in ogni istante. Poi questi fotogrammi vengono messi in fila uno dietro l'altro e in questo modo si crea l'impressione che ci sia il movimento. Questa tecnica fu abbastanza innovativa per l'epoca, perché prima di allora la tecnica di animazione era quella di disegnare immagine per immagine e farla filare a velocità in modo che si creasse il movimento. Qualche anno dopo sarebbe stata creata l'animazione digitale. Basti pensare che il primo film è Toy Story, che ha fatto uso di questa tecnica, uscì 2 anni dopo rispetto a Nightmare Before Christmas. Una cosa particolare è che questo film e tutti quelli fatti in stop motion possono vantarsi di essere gli unici film d'animazione con una vera e propria regia nel senso classico, ovvero la telecamera è proprio in scena, inquadra qualcosa. Mentre diciamo in quella classica, nell'animazione classica, erano i fotogrammi che venivano disegnati uno a uno e che venivano fatti passare, e la regia in quel caso era la disposizione all'interno dei vari disegni, dei vari personaggi all'interno dell'ambientazione.
La regia dell'animazione digitale invece è in base a come tu vuoi ruotare il punto di vista all'interno del mondo che hai creato al computer. Se è chiaro, io non sto facendo una gerarchizzazione, però all'interno dell'animazione l'unica vera tecnica che davvero ha in qualche modo una vera e propria regia, in senso classico, è appunto quella della stop motion, perché è proprio tu piazzi la telecamera in un determinato punto e riprendi cose concrete, come un film qualunque, solo in quel momento hai dei pupazzi e non delle persone. Per questo comunque mi dispiace che a volte Selk venga messo in disparte, perché con la regia di questo film ha fatto davvero un grande lavoro. Se pensate alle scene corali soprattutto, dove tutti i personaggi si muovono e comunque le riprese sono davvero buone, ti fa pensare quanta dedizione e lavoro c'è dietro a un film realizzato in stop motion, e all'epoca nel 93 non doveva essere affatto facile una cosa del genere, cioè realizzare tutti quei personaggi pupazzi che si devono muovere, tra l'altro personaggi fantastici, perché ecco lì ancora emerge il genio di Tim Burton, perché se ci fate caso, anche a distanza di anni, se non l'avete, anche se dopo anni non lo vedete questo film, se ci fate caso, molti personaggi vi rimangono in testa. In parte perché comunque sono legati sempre a quelle paure, come appunto il mostro che sta sotto le scale spappolo cervelli, dita come serpi, ragni per capelli. O non solo, io sono il clown dell'incredibile faccia, posso sparire senza lasciar traccia. E sottolineo l'importanza che hanno le canzoni e diciamo, i testi poetici, perché di fatto sono come delle filastrocche queste canzoni, che in qualche modo proprio ti rimangono impresse nella testa, ma non solo, per esempio anche il sindaco che era caratterizzato dalla testa da una parte felice e dall'altra parte scontenta. Quando era felice aveva questa faccia tutta sorridente, si agitava, gli girava la testa, diventava blu ed era tutto preoccupato. Quindi anche i personaggi secondari, anzi forse anche più i personaggi secondari, sono caratterizzati benissimo. Ma dal primo all'ultimo non te li dimentichi, secondo me. Poi, parlando dei personaggi, vabbè, protagonista indiscusso di questa storia, Jack Skeleton è diventato un'icona nell'immaginario culturale che secondo me non tramonterà mai. Cioè, come rendere indimenticabile uno scheletro. Uno scheletro che, ok, ha le labbra, non ho mai capito come mai sarebbe uno scheletro, ma ha le labbra cucite, e anche quello lì è un tono quasi per caratterizzarlo, ma cavolo, è diventato indimenticabile, soprattutto nelle scene in cui si trova, per esempio, appunto, il re del blu, re del mai, che non solo è la mia canzone preferita, ma anche come scena è bellissima. Cioè, lui che sta decantando il vuoto che ha dentro di sé e sta camminando sopra la famosa collina con la punta a spirale, e nel momento in cui scende la spirale della collina si srotola e gli permette di scendere a terra. Bellissima immagine quella lì. Su Jack ormai ho già detto molto riguardo al personaggio già durante la recensione. Volevo soffermarmi un attimo sulle voci. Ecco, Jack è uno di quei pochi casi in cui, secondo me, oggettivamente parlando, il doppiaggio italiano è superiore a quello originale. Non dico che quello originale faccia schifo, anzi, è buono, è bellissimo anche quello. Però secondo me la voce di Renato Zero è indimenticabile, soprattutto perché lui fa sia i dialoghi che le parti cantate, e gli ha saputo dare una caratterizzazione fantastica. Nell'originale Jack era, che tra l'altro il nome originale era Jack Skellington, da cui è derivata anche poi la casa di produzione di Tim Burton, se non sbaglio, la Skellington Production. I dialoghi erano recitati da Chris Sandarone, che forse molti di voi si ricorderanno perché ha recitato in due cult horror degli anni 80, che erano Ammazza Vampiri, Fright Night, se no altrimenti, dove interpretava appunto il vampiro della situazione, e faceva il detective, adesso non mi ricordo come si chiamava, il detective nella bambola assassina. Quindi visivamente forse ve lo ricordate, mentre le parti cantate erano interpretate da Danny Elfman. Elfman è una figura molto legata a Tim Burton perché è il suo compositore di fiducia, e non a caso ha composto anche la colonna sonora del film. Quindi, per
Quindi ha saputo, come ho già detto, ha saputo darci anche lui una buona impronta, essendo stato un suo lavoro. Però onestamente, Renato Zero, secondo me, in questo caso l'ha superato di poco, ma l'ha superato. Io so che magari i puristi dei film in lingua originale mi odieranno per quello che ho detto, ma non ho detto che fa schifo, semplicemente che secondo me in questo caso Renato Zero ha saputo caratterizzare meglio con la sua voce. La figura di Jack Skeleton è uno di quei casi dove oggettivamente, secondo me, è così. Poi l'altro personaggio su cui vale la pena spendere due parole, e forse l'unico caso, io prima ho detto che i mostri di questo film fanno quello che fanno, ma non perché sono cattivi, ecco, lui è l'unica eccezione. Sto parlando del Bao Bao. Lui è sadico perché gli piace essere sadico, è l'unico mostro che è malvagio perché è malvagio, cioè lo fa anche con piacere lui. Nell'originale il Baobao si chiamava Oogie Boogie. C'è un motivo per cui entrambi i nomi sono stati cambiati. Perché? Perché sono entrambi nomi che fanno riferimento all'uomo nero. Nella nostra tradizione l'uomo nero è chiamato Babau, è stato modificato in Baobao proprio perché anche l'originale era stato cambiato. Oogie Boogie, che fa riferimento al Boogie Boogie, perché? Perché se vi ricordate bene, la figura del Babau è una figura molto legata alla musica. Lui era doppiato da Ken Page, che era uno dei membri che faceva parte del cast originale di Cats, uno dei musical più riprodotti ancora oggi. Quindi era proprio anche rifatto da una voce molto soul. Quindi che era caratterizzato molto da quell'aspetto. Quindi faccia riferimento al Boogie Boogie, Oogie Boogie, ma soprattutto perché l'uomo nero in inglese è il Boogeyman. Quindi capite il collegamento. E se ci date caso, la sua immagine è abbastanza semplice, perché lui è un sacco di juta, ricoperto, che si scoprirà essere pieno di insetti, lo spirito del Baobao e questo insieme di insetti che insieme crea una specie di tutt'uno, e tu diresti, non è un concept così sviluppato, però se ci date caso, e ricorda molto la figura del fantasma classico, e con quella faccia lì, oh ragazzi, bastava spaventarsi. E poi due parole volevo dirle su Babbo Natale, Nachele, come viene detto in questo film, perché c'è una scena in particolare che a me colpì particolarmente da bambino, ovvero il fatto che sia lui a dare il colpo di grazia al Baobao. Se vi ricordate bene, l'insetto che probabilmente rappresentava il cuore pulsante, diciamo, del Baobao, viene schiacciato da Babbo Natale, in qualche modo uccidendolo definitivamente, perché gli altri insetti cadendo erano morti tutti, alcuni erano caduti anche nel pentolone. L'ultimo che era sopravvissuto viene schiacciato da lui. E io ci rimasi un po' scioccato, perché Babbo Natale è l'immagine, diciamo, il lato buono delle feste. Secondo me doveva toccare più che altro a Jack questo compito. E invece no, vedi che è Babbo Natale che si sporca le mani. E di fatto ha commesso un omicidio, comunque, se ci date caso. Almeno a me da bambino vedere un'immagine così, Babbo Natale, comunque, sai che fosse uno stronzo o meno il Baobao, era comunque un essere vivente, e che Babbo Natale l'abbia ucciso, gli abbia dato il colpo di grazia, mi scioccò, ammetto, mi scioccò non poco. Dunque, questo era il mio primo speciale di Natale. Fatemi sapere come l'avete trovato. Alla fine era una recensione come tutte le altre che di solito faccio, solo che era a tema natalizio. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di The Nightmare Before Christmas, fatemelo sapere in un commento qui sotto, che cosa vi suscita spesso, e soprattutto una cosa: spesso mi chiedono se questo film va visto ad Halloween o a Natale, visto che in questo film ci sono entrambe le festività. Io dico, ragazzi, guardatelo in entrambi i casi, va benissimo. Io, per esempio, me lo guardo sia Halloween che a Natale. Vi sentite più in sintonia con una sola di queste due feste? Guardatelo in quella festa. Vi sentite in sintonia con entrambe, ma preferite
Pensate che un mese e mezzo alla fine è troppo poco per poter rivedere un film? Benissimo, un anno lo guardate ad Halloween, l'anno dopo lo guardate a Natale. Non fate problemi in questo caso perché secondo me va benissimo per entrambe le feste. Come ho già detto, io stesso l'ho scelto sia a Natale, ma anche perché volevo compensare il fatto che ad Halloween non avevo fatto uscire uno speciale. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questo film e visto che siamo appunto in tema natalizio, fatemi sapere quali sono i vostri film natalizi preferiti. Questo qui è solo uno dei tanti miei, gli altri magari li svelerò nei prossimi speciali. Quindi il video finisce qui, io spero vi sia piaciuto e che non vi abbia annoiato. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, se non vi è piaciuto non mettete non mi piace, ma scrivetemi un commento qui sotto cosa e perché non vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se volete e se volete condividete pure questo video, ma se volete seguirmi più da vicino potete mettere mi piace alla pagina di Facebook di questo canale che linkerò qui sotto nelle descrizioni. Il video finisce qui, il vostro Lidomo vi saluta. Ciao!